faremo questo rotolino lungo 4 metri e dovrebbe essere, diciamo, un Guinness, dai, perché in genere si fanno piccolini e vogliamo vedere di fare una cosa un pochino più adatta all'inaugurazione di una festa di questo tipo, insomma. Un lunghissimo carpaccio di oltre 4 metri che andrà a sostituire il nastro per l'inaugurazione della nona edizione della Piazza del Gusto, che già si preannuncia un'edizione record. La kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio aretino, infatti, quest'anno raddoppia la sua durata, passando da 2 a 4 giorni. La Piazza del Gusto, diciamo, che è l'evento, diciamo, che inaugura poi una serie di iniziative che Confcommercio farà in centro e comunque anche in altre località della città, e quindi il primo evento primaverile. È il primo evento ed è sempre stato un evento molto importante, questo perché è l'evento che valorizza le eccellenze del nostro territorio, sia gli operatori che proprio le produzioni e il gusto. Da sabato 22 a martedì 25 aprile sarà indubbiamente il gusto il protagonista di Piazza Grande, con 15 grandi isole dedicate alle eccellenze alimentari aretine. Come sempre le nostre categorie, che sono quelle coinvolte dai macellai, poi dopo anche grazie anche all'associazione cuochi, la stessa Coldiretti, sempre cercano di portare delle novità. Certamente, diciamo, i cuochi quest'anno proporranno anche delle novità, che è la prima volta che vengono portate in piazza, e parlo della carne cruda, quindi una serie di specialità e di prelibatezze con la carne cruda. Torna un piccolo spazio dedicato al gluten free e ai bambini. Sì. L'associazione cuochi, come lo scorso anno, porterà in piazza tutto quello che riguarda la gluten free. L'anno scorso ha riscosso grande successo, perché comunque è una tematica molto sentita e molto in crescita, e poi diciamo che loro sono molto molto attenti e molto, molto bravi. Al tempo stesso i bambini potranno in qualche modo divertirsi con la banda di piccoli chef per fare tutta una serie di iniziative che li porteranno in qualche modo anche a conciliare la parte ludica con la parte in qualche modo alimentare.